Claudio Marian, candidato a sindaco alle comunali 2017 a Noventa di Piave, già vice sindaco nell'attuale amministrazione. Come mai la scelta di candidarsi a primo cittadino? Per dare quella continuità a Progetto per 90, che ormai è una continuità che dura da 4 amministrazioni, le due con il dottor Merli e le due con Alessandro Nardese, e diciamo che io posso essere considerato quel rinnovamento nella continuità, la continuità della squadra, con però all'interno delle persone nuove, perché quest'anno abbiamo 6 donne, 6 uomini e quindi abbiamo modificato per 7 dodicesimi la vecchia lista. E io che ho 37 anni, ma con un'esperienza che ormai è a 10 anni. Quali sono i punti principali e fondamentali del vostro programma? I punti principali sono 3. Allora, la sicurezza nei suoi 3 concetti. Sicurezza ambientale, sicurezza stradale e sicurezza della persona. Dove già abbiamo fatto, comprando telecamere e anche portando il controllo del vicinato a 90, ma dove abbiamo intenzione di fare ancora di più, tipo ci sarà un progetto molto carino che adotta una telecamera che nel programma sarà spiegato molto dettagliatamente. Poi la qualità della vita, secondo me la qualità della vita non è solo sfalci dell'erba o strade perfette, per me la qualità della vita è anche un cittadino che fa una domanda deve avere una risposta, che una risposta significa non solo che deve essere un sì, ma una risposta, sapere come, che il comune è lì per lui. Questo io e la mia amministrazione l'abbiamo fatto, però vorremmo anche creare degli sportelli o anche degli incontri con i cittadini che possano andare quindi ancora più nel dettaglio. Il terzo è un piano strategico per Noventa. Noventa ha una collocazione molto importante perché per noi è la porta nord per la città metropolitana. Una volta avevamo il porto nell'antichità, adesso il nostro porto è il casale autostradale. Dobbiamo fare in modo che i 4 milioni di visitatori che vanno all'outlet e le 200.000 presenze notturne degli alberghi vengano confluite nel centro, e questo deve passare anche attraverso la ristrutturazione di Via Calnova e creare Via Calnova come un boulevard di passaggio, una continuità dal centro, dal polo commerciale al centro, dove nel centro poi abbiamo anche la Golena, e sviluppare tutto quel turismo lento che abbiamo la possibilità di fare. Da quali liste è appoggiato? Noi siamo appoggiati da 2 liste in particolare, c'è il PD e Coerenza per 90, e poi il resto sono tutti dipendenti. Infatti io voglio sottolineare una cosa che sto sottolineando in tutta questa campagna: il Progetto per 90 è 20 anni che è una lista civica, all'interno abbiamo il PD, ma il PD quando parla di 90 parliamo di cittadini 90 anni che hanno voglia di lavorare per 90. Noi non abbiamo bisogno di sponsor esterni, noi non abbiamo bisogno di grandi autorità esterne, perché a 90 secondo noi decidono i cittadini di 90. E chi meglio dei 90 anni può conoscere 90?